Eccolo! 3-0! 3-0, ragazzi! E oggi sono anche in compagnia un altro fiorentino canadese come me, il grandissimo Matteo Appendino, Grandi! che tutti conoscerete dalle chat, delle live e commenti, ragazzi. Fiorentino canadese come me, ero da lui, abbiamo visto una partita bellissima. Oh, bisogna vederle più spesso, Matteo, le partite insieme, E se deve perché andare se così? deve andare così si devono vedere più spesso. Senti, ma Matti, dimmi una cosa, migliore in campo. Io te lo dico, per me Riccardino Saponara, detto anche Garrincha, rinominato da Esatto, te, Garrincha. Garrincha. E però anche Vlahovic, Vlahovic ha via. giocato bene. Oggi a Vlahovic, all'innominabile jugoslavo, non gli si può dire Non si nulla. può di Non gli niente. si può dire nulla perché si è impegnato. Non ha fatto solo una punizione della Madonna, ha fatto una partita dove si è impegnato, tenuto palla, ha preso delle botte paurose. Quindi quanto gli diamo a Vlahovic? Un 7 oggi se lo merita Vlahovic. 7, 7, dai, sì. sette E sì, che dai. Saponara e Gonzalez con assist e gol, palo e Saponara e giro. Io direi. Saponara 7 e Nico 6 e Tanto mi mezzo. dicono Poher della Lazio. No, Poher del Verona. Controlliamo dopo il video, ma Sarrismo, ragazzi, tre triplette da Simeone, ragazzi. Sarri, quando era la Lazio, sì, a Lazio, quando era in Napoli, prese tre gol da Simeone contro di noi in casa, e oggi tripletta di Simeone, che è dai gemellati di Verona. Quindi oggi giornata perfetta e goduriosa. Ora, la tripletta di Simeone un po' scoccia. Perché non ce l'hai il fantacalcio. Esatto, Quindi però. Simeone, la tripletta di Simeone nuoce a chi Simeone non ce l'ha il fantacalcio. Perfetto, Esatto. bellissimo. Oggi, ragazzi, video del nostrismo, mi direbbe il buon Doge, Nostro, che lo nostro. salutiamo il Doge perché è un altro compagno fiorentino. Quindi perfetto, ragazzi. Compagno. Sì, vabbè, compagno nel senso No, di no, squadra. no. Compagno di squadra, per carità. Io la politica non, lo sapete, no, non mi ci Infatti. metto, ragazzi. Tanto io sono sbarbato. D'altronde, senza la barba, a me si è di doppiamento da falso magro, diciamo. Perché è vero, siamo falsi magri noi, Matte. Siamo diversamente magri. Diversamente magri. Te, Diversamente io magri. ancora più di te, però insomma. E l'abbiamo vista in italiano perché Matteo c'ha una televisione canadese che si vede anche in italiano, quindi tanta roba Matteo. Tanto Matteo oste eccezionale, mi ha dato una camera, mi ha fatto conoscere la famiglia, tutti i tifosi della Fiorentina, anzi facciamo vedere qualche cimelio viola. Intanto i cuscini di Firenze, ragazzi, con il Palazzo Vecchio, il Duomo, eccezionale, raga, eccezionale, eccezionale. Matt, dici che ne Che pensi? ne penso? Che si è giocato la miglior partita per ora? Per ora, Dell'anno, difesa Cagliari, Cagliari, poca roba. poca roba. Diciamo che tridente migliore così è Vlahovic, Saponara e Nico Gonzalez. Basta Caglion. Diciamo Saponara che se la gioca con Sutil fino a gennaio quando si prende un esterno. E noi abbiamo adesso detto: se non si riesce a pigliare Berardi, Gerardino De Lofeo. Esatto. Gerardino De Lofeo dall'Udinese a gennaio 15 milioni e andiamo in Europa. E questa partita si è vinta a centrocampo. Questa partita è vinta ci andiamo perché Marin non ha visto un pallone, Non ha visto Nandez non l'ha nessuno. mai strusciata, perché uno come Torreira non lo vedi mai, ma fa un lavoro sporco e ci sta, ragazzi. Quindi ditemi anche il gol migliore. Io dico che Saponara, a parte il gol migliore che è la punizione di Vlahovic, Saponara meritava il gol con quel tiro a giro palo e poi generosissimo e ha passato la palla a Nico Gonzalez per il gol del 2-0. E poi vorrei fare anche una menzione al capitano che si è preso la responsabilità di tirare il rigore quando Vlahovic non se la sentiva. Quindi Biraghi capitano vero, vero? Sei E se voi d'accordo? lo sapete, diteci che è successo sul rigore, perché noi qui non si è capito bene se Biraghi ha preso il pallone, se Vlahovic l'ha lasciato. Se voi avrete dallo stadio, avete visto un po' meglio, E ditecelo. ditecelo, Ci perché. dicono però che Vlahovic abbia lasciato il rigore al capitano e il Esatto. capitano si è preso la responsabilità e quindi diciamolo, hashtag biraghismo, vero? Biraghismo, biraghismo. Hashtag biraghismo, ragazzi. Io vi saluto perché adesso andiamo un po' a festeggiare. Lui si fuma un Una cicchino, buona una buona colazione. colazione e sempre forza viola, vero? Sempre forza viola, Sempre, sempre sempre, forza sempre, viola, ragazzi, sempre, sempre. sempre forza viola.